dalla classica margherita alle sue versioni gourmet, alta, bassa, farcita o classica, amata e cucinata in tutto il mondo in centinaia di versioni diverse. La pizza è diventata simbolo planetario del Made in Italy. Oggi, 17 gennaio, si festeggia la giornata mondiale dedicata a questa pietanza, forse il più ricco piatto della tradizione gastronomica italiana. Ah, a me di solito me la fa la nonna, e la fa anche buona. E o con i viusti, margherita, a volte anche cotto e funghi, che infatti è la mia preferita. La mia è piccante e basta. Me la fa da solo, perché ho fatto il pizzaiolo. E dopo a me mi piace metterci tutta la roba che esiste. La Napoli, capri e acciughe, verace. Specchio e mascarpone. La boscaiola. Friatelli. Mozzarella, funghi, prosciutto, uova, carciofini. Bianca con i fiori di zucca, e preferibilmente la faccio da solo perché sono appassionato di lievito madre. Faccio l'impasto il giorno prima, lo tengo tutta la notte e il giorno frigorifero e la sera faccio la pizza. Ma la faccio in più modi, faccio anche la schiacciata, le mie figliole le vogliono bianca tante volte. Tolana via diciamo con la verdura io. Tutti i tipi la pizza, anche a letto la mangerei. Non la mangio perché non mi piace. Se possibile quattro stagioni. Ci ho provato a fare la pizza da me, però non è facile, ecco. A volte la fo da sola, mi piace, a casa ho comprato il forno nuovo con la funzione pizza apposta, arriva a un'alta temperatura, in modo che anche nel forno elettrico viene bene. E qual è quella tua preferita? La mia preferita è marinara con la bufala messa dopo. Ne mangio poca. Perché? Perché non è che mi vada tanto. Molto, quando la fa mia moglie. Che pizza li fa? Con le patate. Ah, no, me la faccio io da sola la pizza. La mia è col salamino piccante. Margherita. Ma la fa da sola? No, io no, sono ciua, poverina. E compro la pasta pronta e poi me la stendo e la preparo. Prosciutto e funghi.